Gli Swimmen non vogliono concedersi errori. L'obiettivo è quello di sempre, i tre punti, per chiudere questo primo miniciclo a punteggio pieno. Si parte, è cominciata Juventus Women San Marino Academy. Sulla tre quarti Zamanian, c'è Lundorf larga destra, la vede e la serve Zamanian. Lundorf alza la testa, c'è Girelli che chiama palla in mezzo, il cross è in zona, Girelli che si rovescia! Ha cercato un gol pazzesco Cristiana Girelli all'ottavo minuto. Cernoia va direttamente in porta, Ciccioli ha capito tutto, una grandissima parata da parte di Ciccioli al sedicesimo minuto, occasione Juve. Lundorf subito di prima per Bonansea, prova poi a completare anche la sovrapposizione. Lundorf, Bonansea però sta guardando l'area di rigore e la porta. Bonansea ce l'ha anche sul sinistro, tocca per Zamanian. Zamanian che allarga ancora il gioco in direzione di Boateng che deve correre, la mette in mezzo. Bonansea! Il palo che nega il vantaggio alla Juve sul cross di Boateng che si è impegnata per arrivare sul pallone. Poi calcio di punizione per la Juve, il palo di Barbara Bonansea. Parte Girelli in porta! Pallone alto, ci ha provato su punizione Girelli, 28esimo, ancora occasione per la Juve. Stanno salendo in tante maglie blu, Ciandarana vuole Rigaglia dall'altro lato, il pallone lungo, Rigaglia prova comunque a inseguirlo per tenerlo in campo. Ci riesce, poi riesce anche in qualche modo a passare su Galli, occhio a Rigaglia, va in porta, pallone alto. Occasione qui per San Marino con un gran bel lavoro di Rigaglia. Galli la mette giù lei. Rosucci può pensare anche al tiro, se la porta sul destro non c'è lo spazio, allora palla per Galli. Bonansea, Bonansea in aria, il destro di Bonansea, Ciccioli la tiene lì, niente da fare. 32esimo, ci ha provato Bonansea. C'è Zamanian in zona, il pallone per Bonansea al limite, ancora una volta chiusa. Bonansea tocca per Girelli, occhio a Girelli, Girelli, pallone deviato sul nascere, ancora calcio d'angolo, ancora occasione per la Juve. Ci sembra anche Girelli, Galli sul secondo palo, cross di Zamanian in zona, Girelli in mezzo a tre, la palla si impenna, il colpo di testa di Galli. Ciccioli ancora una volta riesce a bloccare. Cernoia prova a cambiare lato dall'altra parte dove c'è Bonansea che mette giù in facilità anche dal sole. Bel controllo di Bonansea, Bonansea il destro di Bonansea, ancora Ciccioli, poi la palla resta lì, la mette fuori Micciarelli. Occasione ancora per la Juve, ancora Bonansea, il cross verso Sembrad, la palla passa per Girelli. In qualche modo ancora una volta il San Marino se la cava. Facile per Ciccioli. Boateng, non c'è più tempo però, senza recupero. Finisce il primo tempo, 0-0 il risultato. La Juve ci ha provato, il San Marino per ora ha resistito. Va a centro area Zamanian, la palla passa, rimane lì per Bonansea. Ciccioli la tocca sulla traversa. Ancora un legno, dice no al vantaggio della Juve con Bonansea che aveva di fatto appoggiato in porta. Ciccioli però ci ha messo la mano e si è aiutata con la traversa. Qui recupera subito palla la Juve con Boateng. Viene aggredita Lundorf, allora può condurre il pallone. Vuole in verticale Girelli che è partita in posizione regolare. Occhio a Cristiana Girelli in area di rigore. Girelli ce l'ha sul destro, si allarga, vuole andare in mezzo da Bonansea. Pallone al lato. Occasionissima per la Juve. Non ha trovato però la porta Bonansea. Muglia vuole in mezzo Barbieri che può controllare nell'area della Juve, coinvolge Ciandarana, occhio al destro della 26 che va in porta! Pallone al lato con Bacic in copertura, 52esimo, ci ha provato il San Marino. Lundorf ha un po' di spazio, prova il cross verso Cristiana Girelli! Pallone alto, altra occasione per la Juve, Girelli a centro area, questa volta non ha trovato la porta. Cernoia sul punto di battuta. Il cross lontana Ciandarana sul primo palo, poi Rigaglia attaccata da Galli che va giù, tutto regolare, palla ancora per la Juve con Cernoia al vertice. Cernoia la mette morbida verso Cristiana Girelli, Ciccioli ancora, poi Girelli, la palla resta lì, Sembrant gol, è il vantaggio della Juve, l'ha sbloccata la Juve, o Sembrant o Girelli, una delle due alla fine l'ha messa dentro. Vediamo qui Cernoia ha messo in mezzo Girelli di testa, Ciccioli l'ha tenuta lì, poi la deviazione di Girelli, la palla è entrata sul tocco, credo, di Cristiana Girelli. Qui Ciccioli ancora una volta ha fatto una grande parata, poi il tocco di Girelli. Qui bellissimo pallone di Caruso per Bonansea. Bonansea dentro per Cristiana Girelli! Pallone al lato. Fuori veramente di pochissimo, 74esimo. Cernoia lungo, il pallone colpito da Caruso. Ciccioli in qualche modo, poi
Arriva il gol di Caruso, arriva il raddoppio della Juve, in mischia ancora una volta ha trovato il gol Arianna Caruso, Juve 2, San Marino 0, è arrivato il raddoppio. Vediamo qui il pallone rimesso in mezzo, di fatto Ciccioli l'ha allontanato e poi Caruso ci ha messo il piede. Stascova vuole andarsela a prendere, Venturini, Stascova le dà fastidio, Bonansea dentro per Stascova, 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 pallone a lato. È riuscita Ciccioli in uscita a dire no a Stascova per il gol del 3-0.